Buongiorno, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Martina e oggi parleremo di un nuovo romanzo che esce esattamente oggi, è uscito questa mattina su tutte le piattaforme digitali e su Amazon in self-publishing. E il romanzo è il secondo della, diciamo, della rock band i The Blind Spot. Che non so pronunciare, quindi Laura, perdonami. E il primo riguarda i due protagonisti, Jackson e Skylar, che sono loro, è lui. Lui è Jackson. E vabbè, questo romanzo è una bellissima storia, ma non siamo qui per parlare di loro, ma per parlare di un protagonista che abbiamo conosciuto in questo romanzo e una new entry, Chloe, che perderà la testa per Dennis, che è il migliore amico di Jackson, seconda chitarra dei The Blind Spot e soprattutto è il protagonista di questo romanzo che si intitola Strike a Chord. Vi starete chiedendo: ma perché hai il cartaceo che è uscito oggi? Come hai fatto ad averselo? Semplicemente, o meglio, fortunatamente collaboro con l'autrice, sono molto onorata di questa cosa e sono stata una delle blogger a ricevere l'anteprima cartacea insieme a dei gadget. E Strike a Chord l'ho amato, nel senso che Jackson e Skylar mi sono entrati nel cuore perché comunque la loro storia, lo stile di Laura è una cosa unica. Però quello che il messaggio che Laura ha voluto lanciare con Strike a Chord, secondo me, supera, penso, ogni suo romanzo finora. Chi sono Dennis e Chloe? Vi leggo la trama. Allora, non è facile essere Dennis Phillips, c'è quello che gli dice di essere il suo agente e ciò che è davvero. Agli occhi del pubblico, Dennis è la seconda chitarra dei The Blind Spot e una rockstar di successo che pensa solo alla bella vita, alla trasgressione e al divertimento, ma lui è molto diverso dal suo personaggio costruito ad arte e a volte non è semplice vivere perennemente dietro una maschera. È davvero così impossibile fare emergere la sua vera personalità anche davanti al mondo? Secondo quanto dice il suo agente, sì, e Dennis sottostà alle regole per uniformarsi. Dopotutto ha già tentato di essere se stesso con Marlee e non è finita bene. Almeno questo è ciò che pensa, fino a che dopo il Festival del Rock, in cerca di relax, non si rifugia a Lake Placid, sui monti di Adirondack, e conosce Chloe Foster. Non è facile trovare il coraggio per rivelarsi al mondo, né si ha mai la certezza di essere davvero accettati. Ci vuole una grande forza per gettare le maschere e farsi guardare dentro. Riuscirà Dennis ad andare fino in fondo? Chi lo sa? Chloe Foster ama la sua vita tranquilla a Lake Placid. Si è trasferita lì e dopo essersi laureata e lavora nello studio del veterinario locale. Trascorre la maggior parte del suo tempo in mezzo agli animali, dopotutto ne ha già avuto abbastanza degli esseri umani, proprio a partire dalla sua famiglia, sempre che si possa definirla con questa parola. Una sera è da sola in studio e sta per chiudere, ma si presenta all'improvviso un ragazzo portando un animale bisognoso di assistenza e Chloe non si tira certo indietro. Lei non è tipo da interessarsi ai personaggi famosi e non ha la più pallida idea di chi sia Dennis, né ne è talmente consapevole che, quando casualmente lo scopre, fatica a sovrapporre l'immagine del personaggio pubblico con quella del ragazzo semplice che conosce davvero. Ma qual è la realtà e soprattutto perché Dennis ha scelto di fingersi diverso? Forse è meglio lasciar perdere. Dopotutto, Chloe in passato ha già affrontato sufficienti problemi con chi si è mostrato differente da ciò che era davvero. Eppure, per quanto cerchi di convincersi ad andare avanti senza voltarsi indietro, c'è qualcosa che la spinge a chiedersi se invece per Dennis non valga la pena rischiare. In realtà la trama dice tutto e niente, non vi svela assolutamente niente, perché non svela assolutamente niente. Pensate che io quando per la prima volta ho letto la trama di questo romanzo, non mi sarei mai aspettata una storia del genere. La storia di Dennis e Chloe è una storia unica, a parer mio, potente, emozionante, che vuole lanciare un
fruttino. No, ho digerito silenziosamente, ma l'ho fatto. E non taglierò questa parte, ragazzi, perché voglio mostrarvi per quello che sono. Quindi, cosa stavo dicendo? Sì, che non mi aspettavo assolutamente niente di tutto ciò. La storia di Chloe e Dennis è una storia potente, unica, emozionante, che vuole lanciare un messaggio ben preciso. Io all'inizio, quando ho cominciato a leggere questa storia qui, non ci potevo credere. Non potevo credere che Dennis avesse queste due personalità, ma soprattutto non lo credevo così fragile. Ma prendetelo tra virgolette questo fragile, perché in realtà dentro di sé è molto forte. E non me lo aspettavo così questo romanzo. Diciamo che mi aspettavo la classica storia d'amore con qualche intoppo, il passato un po' burrascoso e quant'altro. Ma quello che Laura è riuscita a trasmettermi con questa storia è stata una cosa unica. E secondo me il messaggio che viene lanciato in Strike a Chord è un messaggio che al giorno d'oggi davvero è un messaggio molto potente, perché riuscire a mostrarsi per quello che si è realmente non è per niente facile, e davvero è difficile, perché le persone al giorno d'oggi, soprattutto per noi che lavoriamo sui social, per chi decide di cominciare a far carriera, che poi io odio dire queste cose qua, cioè tipo far carriera, chi sono? Io non sono nessuno. Però davvero mostrarsi tramite un telefono, comunque tramite un'immagine, in questo caso, nel caso di Dennis, tramite, nel senso che lui è una rockstar, lui ama fare musica, lui ama suonare, lui suona perché suonare lo fa star bene. Però come è stato detto nella trama, l'immagine del chitarrista di una rock band è sempre quello che, diciamo, donne, droga, festini, tutta quella cosa lì. Invece Dennis non è così. Dennis è completamente un'altra persona, e sarà Chloe a farcelo vedere sotto una luce diversa. In realtà, nel primo romanzo che vi ho mostrato prima, in No Stranger Jacket, già qualcosa avevamo intuito di Dennis, però ovviamente non era il suo romanzo. In Strike a Chord l'abbiamo visto completamente con una luce diversa, ma abbiamo conosciuto ogni singola parte di lui. Come è stato descritto Dennis in questo romanzo, secondo me è una cosa unica. Chloe ha la sua parte di storia, cioè anche Chloe ha la sua storia, ci sono i POV, è un romanzo a POV alternati. Quello che però secondo me è uscito molto da questo romanzo è la personalità di Dennis. Io poi ne ho parlato anche in privato con l'autrice, e davvero il lavoro che è riuscita a fare, il messaggio che è riuscita a tirare fuori con questo romanzo è una cosa unica, devastante e fantastica, perché, ripeto, al giorno d'oggi è difficile essere se stessi tramite un cellulare, perché noi pensiamo di dover mostrare qualcosa che in realtà non siamo. E questo romanzo vuole dire questo, vuole dire: non importa l'immagine che tu ti sei creato, tu devi essere agli occhi di chi ti ascolta, agli occhi di chi ti parla, agli occhi di chi ti sta ascoltando, cioè agli occhi di tutti, ok? Tu devi essere te stesso, perché solo essendo te stesso arrivi ad avere una consapevolezza diversa delle persone che ti ascoltano. Perché molte volte noi diciamo: eh no, ma io sono costretto a farmi vedere in questo modo, perché solo facendomi vedere in questo modo la gente mi ascolterà. In realtà non è così, ragazzi, cioè la gente ti ascolta solo se sei te stesso. Nel mondo social, nel mondo degli influencer in generale, ok? Arrivare a mostrare se stessi cioè con uno schermo davanti, quindi tu non hai nessuno davanti, come io adesso, sto parlando di una macchinetta fotografica che mi registra, ma io non ho nessuno davanti. E arrivare alla gente in questo modo è molto difficile, e se non si è se stessi si rischia di far vedere alla gente una persona che in realtà non esiste.
Cioè, io adesso mi prendo come esempio, perché io odio fare esempi di altre persone, quindi mi prendo come esempio. Io dall'inizio del mio canale mi avete sempre visto struccata con vabbè, la mia libreria di sfondo e i due vlog, l'home tour e la postazione lettura, che vabbè, li ha registrati mio marito. Ma io non mi sono mai montata, nel senso che non sono una che si trucca, infatti si vede perché guardate la mia pelle com'è, vabbè. Non sono una che si trucca, io voglio mostrarmi qui su YouTube, sui social, per come sono realmente. E devo essere sincera, questo libro me lo sono sentita addosso tantissimo. Forse battere questo libro quest'anno, ragazzi, sarà veramente difficile. Ma non perché l'autrice mi ha inviato la copia cartacea, ma questo romanzo ha un messaggio che al giorno d'oggi tutti dovremmo recepire nel modo giusto. E quindi è per questo che io vi consiglio Strike a Chord. Davvero, cioè, vi consiglio di leggere, di comprenderlo, ma di comprendere il protagonista, perché pense, leggendo Dennis e la sua situazione e tutto quello che comporta, vi renderete conto che in realtà questa cosa, questo messaggio che Laura vuole lanciare, è un messaggio molto positivo, soprattutto per noi giovani, e che ci dovrebbero essere molte più autrici che lanciano un messaggio del genere. Quindi oggi esce Strike a Chord, mi raccomando, andate a leggerlo. Poi, ragazzi, costo ben di Dio in copertina, volete non comprarlo? E su, vi lascio il link del romanzo, a parte tutto. Quando devo essere seria, sono seria quando faccio la stupida, sapete meglio di me che so farla ancora meglio. Comunque, a parte tutto questo, ci tengo davvero a ringraziare Laura Rocca per avermi fornito la copia in anteprima. È un piacere, è un onore, sai che ti stimo, sai quanto amo i tuoi romanzi, sai quanto amo il tuo stile, te lo dico sempre, non è una cosa nuova per te, però ci tengo a ringraziarti dal profondo del mio cuore anche per avermi dato così tanta fiducia. Niente, vi lascio giù nell'info box il link al romanzo su Amazon, poi vi lascio il link al precedente video, vi lascio il link a tutti i miei canali social, dove ogni giorno mi diverto a pubblicare un reel divertente e stupido, soprattutto su Instagram. Mi raccomando, andate a seguirmi se già non lo fate, e grazie per avermi seguito anche oggi, e un bacione, ciao.